nella chiesa cattolica di San Giovanni Battista in Saronno, che io pongo questa domanda: è possibile che ciascuno di noi sia Dio? Infatti io dico che questa croce, la croce di Gesù, è la rappresentazione di quello che sta accadendo nell'intimo di ciascuno di noi. In ciascuno di noi, corrispondente a un puro personaggio, in ogni nostro personaggio, noi abbiamo a farci esistere solo l'esistenza di Dio. Che entra nel nostro personaggio e gli dà vita. Noi non abbiamo nessuna vita nel nostro personaggio. Ogni personaggio è solo il disegno in una storia che, per essere una vera persona vivente, deve avere chi veramente vive e entra in lui e lo fa vivere. In questo modo io ritengo che ognuno di noi è la vera rappresentazione di ciò che è la rappresentazione che vedete in questa chiesa. In cui c'è un Dio che entra nel nostro mondo come Gesù ed è messo in croce in ciascuno di noi. È il motivo per cui quando Gesù morì, egli morì in compagnia di altre due persone. E sul Calvario ci fu la triplice croce di un unico Dio. Nella persona di Gesù esisteva la verità che lui e il Padre erano una cosa sola. Nelle due altre persone c'erano le due persone di ladri dell'essenza di Dio che si ritenevano se stessi. E questo è il motivo per cui gli altri due erano due grossi ladroni. Che si erano impossessati dell'essenza di Dio ritenendola propria. In ciò non avevano nessun rispetto per la verità. Infatti si credevano se stessi e non Dio. Questa è la stessa chiesa in questo giorno del 7 febbraio del 2011. E questa è Via Larga. E qui
c'è il segno. Esattamente XP, Hero, come il Cristo. Every character existing as every realm. Così, se è vero che ogni personaggio, esistendo come un vero uomo reale, esiste come l'azione di Dio apparente nell'azione, uguale e contraria, chiamata reazione, allora è vero che l'azione uguale e contraria di ciascuno di noi, esercitata in una libertà vera solo nell'apparenza, è solamente un evento relativo. È relativo a quella libertà che solo il disegno di Dio le ha attribuito nel modo vincolante con il quale il creatore unico detta della divina commedia lo ha arbitrariamente stabilito. Ogni personaggio ha un suo scopo che è però solo quello che fu attribuito da Dio al suo personaggio. Così io pure esisto in questo supremo disegno di Dio. In esso io sono stato messo in condizione, in grado di osservare che il mio personaggio fu destinato da Dio a fare di Dio, Padre e Spirito Santo due entità realmente esistenti in questo mondo relativo. Ecco tutte le ragioni che mi portano a questa osservazione, a questa conclusione. La prima è quella che ciascuno di noi è l'essenza di Dio, che plasma nella creta il suo personaggio. In tal modo il significato essenziale di Gesù è quello di fornire l'esempio divino di quella cosa identica che sta generalmente avvenendo in ciascuno di noi in quanto figli. Attraverso la filosofia della scienza, la seconda ragione è quella che attraverso un giusto ragionare su ciò che corrisponde all'essenza di Dio, il mio impotente personaggio sembra invece di avere il potere proprio di trasformare nell'unica e comune essenza del Dio creatore quell'infinito dato dall'esistenza di ogni vita umana. È evidente che veramente un potere divino di quella entità suprema che chiamiamo Spirito Santo può mostrare e fornire la prova esauriente che confermi che ogni uomo esiste solo in quanto è Dio, dimostrando vero in tal modo il Vangelo di Gesù in quella parte in cui affermò che ogni cosa, in positivo e in negativo, in bene o in male, è fatta a ogni uomo, è fatta veramente a Dio. Lo è fatta davvero, e non solo come in un modo allegorico, come un segno, un simbolo,
oppure sangue di un puro segno che è riferito sempre a qualcos'altro. Sempre esercitando l'epistemologia, la terza ragione è che quella che porta il mio impotente personaggio a sembrare capace perfino di rovesciare tutta la dinamica veramente in atto nel nostro mondo, in cui ogni uomo assennato davvero crede di essere parte di un'azione veramente propria, capace di alterare la storia degli eventi reali. Infatti il mio personaggio afferma che se noi percepiamo la realtà nelle quattro componenti di Einstein, ciò, visto che noi lo percepiamo sempre in modo relativo a qualcos'altro che è posto a confronto e non è visto in sé, è la base attraverso la quale noi possiamo essere certi che stiamo osservando la reazione a ciò e non una azione nostra ed indipendente. Infatti noi vediamo quanto è relativo all'azione inversa e che riporta all'origine assoluta tutto il creato, e proprio sulla base di ciò vediamo che quanto è in potenza poi appare posto realmente in atto. Solo la divinità di uno spirito veramente santo può avere questa capacità scientifica di capovolgere completamente il significato di ciò che è vero. Andando contro il parere di tutti. Infatti è solo dal disegno del mio personaggio, come quello di un vero scienziato, che si può poi arrivare a capire che noi, avanzando nel nostro tempo con la materia e l'elettricità, stiamo davvero andando verso il passato del nostro esistere in puro spirito, essendo la nostra vera azione esercitata nel modo antimateriale, che annulla la materia e nel modo magnetico che, riconducendo ogni volume al suo centro, lo riporta di fatto al suo puro esistere in potenza. Solo una entità divina può avere indotto il mio personaggio a riconoscere vero quanto trascende esattamente e del tutto questa nostra realtà, al punto che mentre osserviamo il suo avanzare nel tempo, difatti stiamo solo retrocedendo, come fa chiunque lanciando in avanti una massa, per effetto relativo rincula, arretra. La quarta ragione è quella che deriva sempre dalla filosofia della scienza e porta in apparenza il mio personaggio ad essere perfino capace di sconfiggere la morte in assoluto. Solo lo Spirito Santo Divino lo mette in condizione di dimostrare come l'origine della nostra vita sta nella pienezza di tutta la sua definizione reale, che esiste solo nel momento della creduta morte. Anche in un film la vicenda è interamente definita solo alla fine di quel film. E se noi siamo ancora a mezza via nell'osservazione tra il nostro apparente nascere e il nostro apparente morire,
Noi per essere nel punto in cui siamo ora dobbiamo aver agito nel modo invisibile dell'antimateria e del magnetismo, tanto da fare arretrare quanto era in atto in tutta la sua reale definizione, fino al momento attuale in cui tutto si è ricondotto nel suo puro esistere in potenza di esistere. Pertanto, l'apparente mio avanzamento materiale verso la morte è solo l'aspetto dinamico uguale e contrario alla vera resurrezione che c'è stata in ciascuno di noi. Pertanto, è solo dalla potenza dello Spirito Santo della verità che il mio impotente personaggio sembra essere stato messo in grado perfino di avere resuscitato ogni uomo, una cosa degna solo di Dio Padre, anche in questa resurrezione generale operata dalle parole che io dico, quella del solo Gesù Cristo è stata voluta da Dio come l'esempio di quanto accade ed è vero in tutti quanti noi. La quinta ragione è quel giudizio universale che il mio impotente personaggio sembra capace di affermare con queste semplici parole. L'esistenza assoluta di Dio, per avere parte reale all'esistenza da Dio creata in ogni vita, porta Dio a rigenerarsi in ogni figlio vivente. Dio sta così generando un'infinita quantità di figli che sono lui stesso, nella sostanza del suo stesso essere. Gesù, Dio e uomo, è l'esempio di quanto è vero in ogni uomo. Ciascuno ha avuto, ogni figlio ha avuto il libero arbitrio vero e assoluto di poter ricreare nel suo spirito l'essenziale sostanza del Dio Padre che lo libera dalla sua croce. Il vero libero arbitrio non sta in quello sempre piccolo, anche quando l'uomo potesse impadronirsi del mondo, sta in quel potere fare altrettanto. È il divino dono concesso a chi è creato di ricreare in sé a sua volta il suo stesso creatore nella piena libertà arbitraria lasciata al suo Spirito Santo. Ricreare Dio Padre in se stesso fatto come suo figlio, the whole positive idea of his son put in the perfect relation to his cross. In tal modo ogni croce
data da Dio all'uomo, è il reale strumento che egli ha donato per superarla in assoluto attraverso la possibile immedesimazione nel prossimo come se stesso. Gesù ha vinto la sua croce e così è stato il divino segno di come ogni figlio, nella piena libertà del suo spirito, riuscirà a fare altrettanto. Attraverso le ragioni di questo quinto punto, solo lo Spirito Santo, davvero sceso in me, può aver portato il mio personaggio a dimostrarsi capace di togliere dalla croce ognuno, tanto che la croce diventa proprio il trampolino di lancio nella fruizione di tutta la bontà e la bellezza che esistono nella vita, nel suo essere totale. La sesta ragione è quella che è descritta in ogni libro sacro, in ogni religione, perché la persona che dà anima al mio personaggio, dopo di averlo inventato, è il Dio di tutti, che ha voluto ci fosse il mio proprio esempio per rivestire di un corpo la verità del Dio Padre e Spirito Santo. Dio ha dato la prova del suo avvento nel mondo, nella persona di Padre, Figlio e Spirito Santo, attraverso la storia sacra realizzata con i discendenti di Abramo e la Sacra Bibbia. Difatti, in Genesi 38 c'è la descrizione della Genesi stessa di Dio, data sia attraverso quanto è accaduto attraverso il figlio Gesù, sia a quanto è accaduta al duplice padre suo, che era prima ma si è ripresentato come padre Spirito Santo esattamente in me. Mentre in Genesi 38 la genesi di Gesù dipende dalla 38esima generazione in cui Gesù si presenterà, a cominciare dal padre vero, Giuda, il quarto figlio del Giacobbe Israele, nella genealogia con cui San Matteo comincia il suo Vangelo, posto tradizionalmente come il primo, anche se non lo fu, nel caso mio Genesi 38 riguarda la mia personale Genesi, perché io sono nato nel 38 del secolo scorso. Tutti e due, Gesù e il mio personaggio, nascemmo il giorno 25, ma il mio fu nel primo mese, in gennaio, mentre il suo fu nel primo, se si parte dall'ultimo e si converte l'ultimo nel primo. Proprio di questo strano capovolgimento di un primo che si pone poi ultimo si racconta in Genesi 38 a riguardo di una coppia di gemelli. Tamar era il nome della madre di entrambi. Where
Laddove già questo nome contiene il senso occulto della T, la croce di Amar, Amodeo romano, essendo Amodeo il mio cognome e romano il mio primo nome. Amodeo romano è l'acronimo di Amodeo romano. Detto Amodeo Romano, la sua croce, quella di Amodeo Romano, è quella di dare un figlio a Er, Dead Husband, che era il suo marito morto. Another Husband. Attraverso un altro marito che potesse prendere il suo posto, però avendo tutti i motivi per prendere il suo posto. E in questo modo il marito morto, Er, sono io, perché Er è la prima lettera di Amodeo Romano. Eppure questo Er era San Giuseppe, il marito di Maria Santissima, che doveva sostituirsi a San Giuseppe per dare un padre vero a Gesù Cristo. Did not give to Er, to Tamar, the third his son as husband. Dal momento che Giuda, il padre vero di questo defunto Er, non volle più darle un figlio in marito, avendo capito che Dio le uccideva tutti, e le negò le nozze con il terzo figlio, quando questi fu in età da marito, Tamar risolse giusto che fosse il padre vero a sostituire il figlio morto, e tese al marito, e tese a Giuda un tranello, e si fece rendere feconda da lui. Ora, questo fu scritto ben prima della strana sostituzione che ci sarebbe stata nella 38esima generazione, a partire dal padre vero. This fecondation regarded two sons. Questa fecondazione riguardò due figli. Il primo mise fuori una mano dal sesso di sua madre e si annotò subito: costui è il primo. Lo si mise in evidenza legando un fiocco rosso attorno al polso del bambino. Ebbene, posto in atto questo riconoscimento, la mano rientrò nella vagina, praticamente riportando la sua nascita ad un puro evento ancora in potenza. Ebbene, l'atto reale di un bambino venuto pienamente alla vita riguardò quel gemello che non aveva al polso nessun fiocco rosso. Era il secondo, ma il primo, rovesciando arbitrariamente questo ordine, scelse di uscire come ultimo e volle che l'ultimo nascesse per primo. This last one gone out. Questo ultimo, che il primo volle fosse il primo, fu il primogenito di Gesù. Anche questo nome di Fares è una larvata allusione a me. Infatti significa fi, spirito, di A-R-S, dove S è latino, è il linguaggio dei romani, e significa tu sei. Per cui il nome Fares attribuisce all'antenato di Gesù il significato essenziale di sei, lo spirito di Romano Amodeo. E non ci sono dubbi. Infatti Fares avrà un figlio e lo chiamerà Esrom, ossia sei
Rom romano, e il nipote sarà chiamato Ar-Am, a significare proprio ora, e per tutto il mondo, per cui l'inglese M significa io sono, porta alla al significato segreto di sono Amodeo Romano, come Aram. Bene, tutte le 38 generazioni, a partire da Giuda fino al 38esimo, che è Gesù Cristo, insisteranno su questo segreto tasto. Tutte 38 riguardano me. Con un Salomone, a un certo punto, ci sarà perfino un Omone, un grosso personaggio, che è Salomone, che è di Salerno. The first one, ebbene, tornando al vero primo, last one, uscito per ultimo tra i due gemelli, ricevette il nome di Zerach, il cui senso segreto è che infine Z è RACH, ossia Zeta, alla fine il Cristo è Romano Amodeo. Is in Italian Romano Amodeo CH, that is the Christ. Romano Amodeo Jesus CH è il Cristo. Emmanuel, Romano è il vero atteso Emanuele, se si considera che l'iniziale E sia il segno della lettera greca Rho, che molto le assomiglia. Emmanuel, ma Romano L è anche Israel, se il segno E diventa il verbo è, è il verbo che è is per tutto il mondo che parla inglese. Per cui è is, se si considera che la mano uscita proprio in Genesi 38 come prima è quella del personaggio di R.A. di Romano Amodeo, diventa Israel. E lo si vede chiaro. You know that Hosea the prophet, tornando alle scritture sulla Bibbia, sapete che il profeta Esea, Osea affermò che dall'Egitto ho tratto mio figlio. In Italian. Ebbene, il nome Egitto ha in sé il significato di essere la duplicità di un ego io, un io romano, ma anche italiano, che per finire ha TT, ha due croci nel suo italiano io, che diventa itto. Sono in Egitto le due croci assunte da Dio per se stesso, mentre le assumeva in tutto il suo popolo che rappresenta Dio. As Roman and Italian, in the two crosses, one that of the same God, the second one assumed in the God peoples. Now, this Roman ego, am I? Ora, il mio romano italiano personaggio sono io, sono nato a Felitto. Real birth è un nome che divinamente replica quanto era nel termine Egitto, perché ora l'ego riguarda lo Spirito Santo Fi di Eli, che è quel duplice Eli Eli del grido fatto sulla croce dal Gesù morente quando si rivolse a Dio e gridò Eli Eli lema sabachthani, e che si è incarnato in un io italiano assumendo due croci in lui, e realmente l'impotenza e la croce del peccato. Italian I, io, as I
already had it in Egypto. So, when San Matthew in his gospel, in questo modo, quando San Matteo affermò nel suo Vangelo l'intervento della stella, dei tre re magi venuti da Oriente, della loro epifania e della strage degli innocenti, con la sua fantasia profetizzò quanto veramente sarebbe umanamente accaduto al mio personaggio e non a quello di Gesù. Infatti io sono nato in prossimità del Monte Stella. My birth is happened under a mountain named Star. E ai piedi di Monte Stella c'è quella antica Elea in cui i tre magi, i tre maestri, i tre sapienti, Senofane, Parmenide e Zenone, fecero l'epifania, fecero la dichiarazione palese a tutto il mondo che il fondamento di tutto stava nell'essere che già in religione si era affermato dichiarando di chiamarsi Yahweh, io sono chi sono. God Yahweh, equal I am... Yahweh significa io sono chi sono. Who am I? Ma chi sono io? This is my transcendent answer. Questa è la mia trascendente risposta fatta dare a me da Dio. In inglese perché valga per tutto il mondo. Existing being a dead man. M sono zero. Quell'er che non esiste, che è un morto da sostituire col padre vero, come in Genesi 38. Deo, ossia cum Deo, con Dio, perché M, zero, con Deo, significa proprio che sono uno zero, ma con Dio. Sono l'atteso Emanuele, il Dio con noi, esattamente come noi, per farci come Lui. I am zero, but cum Deo. But with God, that is, I am Emmanuel. Because Emmanuel, the meaning of Emmanuel is... Il significato di Emanuele è proprio Dio con noi. E nel caso mio ci fu anche la strage degli innocenti. Infatti sei giorni dopo la mia nascita, nel 25 gennaio del 38, alla fine di gennaio, Hitler, comportandosi come un re Erode che non accettava rivali, decise in cuor suo la massima possibile strage degli innocenti, che è stata la seconda guerra mondiale, che è seguita alla mia nascita. Before the Jesus birth, and not ma che a Gesù fu prima che nascesse e non dopo, come è giustamente scritto non da San Matteo ma da San Luca. The truth is that San Lucas, la verità infatti storica è quella che racconta San Luca nel suo Vangelo. Perché lo dice chiaro a Teofilo, io riferisco solo le testimonianze ricevute direttamente da coloro che parteciparono in persona agli avvenimenti. Ebbene, dal racconto storico c'è la piena negazione della fuga in Egitto. Lo storico San Luca scrive che Gesù all'ottavo giorno di vita fu circonciso al Tempio di Gerusalemme e che poi con la famiglia si recò dritto a Nazareth per muoversi di lì solo nel tempo pasquale in cui la famiglia lo portava in pellegrinaggio a Gerusalemme. Ebbene, lo storico San Luca dedica a Teofilo sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli e in pratica li offre proprio alla mia attenzione
perché Amodeo è la letteraria traduzione in lingua italiana del nome greco Teofilo, che significa proprio Teofilo, amo Dio. My surname is exactly Amodeo. Ma anche l'ultimo capitolo also del Vangelo di San Giovanni, con cui si chiudono i quattro Vangeli, parla di qualcosa che chiaramente si è riferita alla storia esatta del mio personaggio. Infatti il brano descrive un momento in cui Pietro è tornato a pescare pesci reali, ordinato come era stato, invece di divenire pescatore di uomini, e va riconvertito. Sicché, dopo che Gesù per tre volte gli aveva chiesto: mi ami tu più di costoro? E che Pietro aveva tre volte risposto: sì, io ti amo. Gesù, al versetto 18, aveva profetizzato così: three times to San Peter, if he loved him, Peter answered by three times: yes, I love you. And Jesus, point 18th, said this clear prophecy. When quando sarai vecchio, un altro ti condurrà a fare quello che non avresti mai voluto. Well, ebbene, questo è accaduto al mio personaggio. My character. Infatti Dio, venuto da primo, che è in me come l'ultimo, per farne un primo, mi indusse nel 2005 a porre per iscritto al buon pastore, al Papa, la triplice domanda: se egli amava me, l'ultimo, e mi consentiva il pascolo, perché se non si fosse interessato di me, come della pecorella smarrita, senza pascolo sarei morto. Bene, questo è accaduto proprio al mio personaggio. It nay anything at all if the good shepherd should not have helped me. Myself. Ma il Papa non mi avrebbe aiutato per niente. And e perché? What happened? Another. Perché un altro, come predetto nel versetto 18, prese per sé la parte che Dio aveva assegnato solo a Pietro e si permise di decidere al posto suo. Pietro ha commesso il triplice peccato di mettere in altre mani quanto Dio aveva posto solo alla sua somma attenzione. Se egli lo amava più degli altri, tra i quali purtroppo esistono anche i preti pedofili, ma i peggiori pedofili sono quelli che profanano l'innocenza di chi in buona fede crede che Pietro sia ligio nel fare e nell'eseguire quel triplice compito che Dio gli aveva assegnato. Se Dio vuole che il primo si trasformi veramente come un ultimo, si metta in fondo a tutti e serva tutti. È esattamente quanto ha fatto il primo descritto in Genesi 38. Si è messo a servizio dell'ultimo e ne ha fatto un primo, anche se era solo un figlio. Invece Pietro si è talmente convinto della sua straordinaria importanza dal momento che Dio lo scelse come primo, che invece di servire gli ultimi di questo mondo si è messo a servizio dei primi, ignorando in pieno che la lezione divina fa degli ultimi i veri primi nel regno di Dio. Così nel versetto 18 dell'ultimo capitolo che conclude i quattro Vangeli c'è una vera e propria
condanna severa data al Pietro della vecchiaia del papato. So, in the 18th point of the Saint John, chapter 21, in his gospel, there is the sever condamn, la severa condanna data ai Pietro della vecchiaia del papato. Questa vera condanna è ribadita anche dalla profezia di San Malachia, quella sui papi. Saint Malachias. Egli scrisse che dopo il pontefice numero 111, ben riconoscibile oggi in Benedetto XVI, il numero 112 si sarebbe chiamato Pietro Romano. Ebbene, laddove il mio primo nome è Romano e come divinamente è giusto va posto per ultimo, allora abbiamo che Paolo Torquato sono gli unici nomi miei in ordine che sono con le consonanti e che riguardano i miei altri quattro. Of Peter. In tal modo PTR o Romano Paolo è in PTR l'acronimo del mio nome Pietro Torquato, Paolo Torquato Romano. Romano. E se si considera che in me esiste anche la IE del nome romano Jesus, oppure di Jesus Emanuel, ecco che Pietro Romano è esattamente Pietro Romano nel personaggio paterno di Pietro Romano, e nel personaggio figlio IE, che è l'acronimo anche di Jesus Emanuele. Ma è anche il numero 102 a riferirsi proprio alla mia storia vissuta con i papi. Infatti, io ho dovuto patire 57 giorni per un pascolo negato a me dal buon pastore Giovanni Paolo II nel 1999. E altri 55 giorni per lo stesso pascolo negatomi dall'attuale buon pastore. Pertanto, nel mio caso, si è tratta nel numero 112 di 112 giorni di pastura negata alla pecorella smarrita da chi avrebbe dovuto mollare tutte le altre tenendole nel gregge e mettersi a cercare la mia. Anziché, come Gesù, il figlio unico, ebbe questa unica croce dal suo Caifa, il mio personaggio ne ha avute due. Io con due croci. Una per uno dagli ultimi due Caifa del mio caso. Due Pietro divenuti come altri due Caifa, colpevoli di aver affidato gli ultimi ai pretini, esercitando una delega che Gesù non gli aveva affatto assegnato. Last is the true first one. L'ultimo è veramente il primo. Il fatto è che i papi non si aspettano che Gesù ricompaia in un padre peccatore dopo che si era presentato in un figlio innocente.
sembra che ai papi proprio difetti l'attesa della parusia. Infatti i quattro Vangeli si concludono con la duplice domanda fatta da Gesù a Pietro: se io voglio che egli resti fino al mio ritorno, a te che ti importa? Giovanni è restato perché alla fine ha profetizzato il bisogno di una nuova riconversione di un Pietro tornato nel Pietro della vecchiaia, almeno a pescare pesci reali, perché buona parte dei precedenti pescavano addirittura nel torbido. La prova è che mentre il Papa lancia fulmini a chi profana il corpo di un bambino innocente, non fa nulla contro la profanazione subita da Dio nell'innocenza di un mio personaggio che confidava nell'amore superiore di Pietro, del buon pastore, al punto da aver affidato a lui la sua sopravvivenza. Questo abuso fatto a Dio, perché fatto sempre a Dio, è tutto quanto è fatto contro un ultimo. In 11 anni in cui da 11 anni in cui lo denuncio all'attenzione dei papi, resta lettera morta. Come se Pietro non credesse che, violentando la buona fede di chi consegna la sua vita nelle sue mani, non sia forzata la coscienza di Dio, ma solo quella di un ultimo che non conta nulla. Come se Dio potesse essere infettato se assume la persona di un peccatore, come se la luce potesse subire danno dall'ombra. Sono 11 anni che io lo denuncio all'attenzione dei papi, ma il suo entourage è duro d'orecchi. Per la profezia di San Malachia, io sono il futuro che viene dopo il papato. Ma ora la luce è ancora tenuta sotto il letto, la luce che splende in me. Dio non l'ha ancora messa in alto perché possa illuminare tutti. Questi tempi non sono arrivati ancora a maturazione, ma il tutto è già in azione nel tutto il mondo, veicolato come vedete da YouTube, da internet, e lo state vedendo. Una ragione massima, complessiva, perché raggruppa la grandissima quantità di segni che esiste nella mia vita, come la lentissima e graduale costruzione della verità di Dio Padre e Spirito Santo venuti in me. Ci sono almeno 200 condizioni che qui sono raggruppate e che provano come, quando io nacqui in via Pomerio a Felitto, ci fu il famosissimo Raid Roma-Rio, che scritta nell'inglese del mondo è Rome-Rio, lo stesso di Pomerio, la via in cui sono nato, se si leggerò quella prima Po di Pomerio. Ebbene, questo celeste viaggio di tre mezzi celesti che volarono da un mondo all'altro alludono proprio al Dio trinitario che atterra con due soli perché uno era sceso prima,
a Natale. Was the son of God. Was the Ebbene, son of the accadde anche che in questo viaggio ne arrivarono solo due, perché uno dei mezzi celesti era sceso prima a Natale, una cittadina del Brasile, e uno dei tre piloti, dei tre trimotori, formanti una unica operazione, era l'allegorica figura del figlio di Dio, essendo proprio il figlio dell'onnipotente italiano chiamato Benito Mussolini. In the day of my birth, in the 25th of January of the divine Genesis, nel 25 gennaio, già descritto in pieno in Genesi 38, c'è stata anche nel cielo la più grande aurora boreale dei tempi moderni. Ci sono prove e segni di tutti i tipi, perfino prove matematiche che Gesù si sarebbe reincarnato proprio il 25 gennaio del 1938, quando ci fu quell'aurora boreale. Io ve li presento in rapidissima sequenza, ma potete leggere con un po' più di tempo a uno tutti questi elementi così mostrati di corsa, se voi attivate i link a uno che sono inseriti nelle singole pagine. And say, you'll it, say it going on just time. Così li potrete osservare analizzandoli uno per uno nel tempo migliore che è richiesto. Ecco, questo fu un test sui requisiti necessari, indispensabili, perché uno possa essere riconoscibile come una presenza di Dio in lui. Questi sono tutti i numeri che indicano le 200 condizioni sine qua non si può sostenere che in uno ci possa essere stata proprio la possibile presenza di un Dio. Sono tutti requisiti che veramente contengono tutte le condizioni sine qua non. E è stato proprio un questionario che io ho scritto in inglese rivolgendolo a tutto il mondo, ma che è anche espresso in italiano, perché mentre scorrono le immagini delle scritte in inglese ci sono poi a voce le condizioni espresse in lingua italiana. Attraverso questo condizionario voi potrete veramente analizzare con precisione se esistono tutte queste condizioni. Guardate che alcune sono proprio tassative. La Madonna deve avermi veramente dato vita. La Madonna deve avermi davvero allattato. Ci devono essere prove matematiche che Gesù si sarebbe ripresentato nel Padre e Spirito Santo proprio il 25 gennaio del 1938. Si devono essere ripresentate nuovamente le condizioni dell'Esodo, per cui ci devono essere state anche le 10 piaghe d'Egitto che si siano ripresentate. Ci sono condizioni tali per cui deve essere chiaro che in me c'è stata più potenza ancora di quella che ci fu in Gesù Cristo. Ma voi dite, come è possibile? Ebbene, al Dio Padre tutto è possibile. Infatti, se pensate che Gesù ha perdonato il peccato, con la verità il Dio Padre in me lo annulla proprio del tutto. Perché quando
Dio Padre in me arriva a dimostrare che il tempo avanza e poi ritorna all'origine, con il ritorno all'origine è cancellata tutta la vera realtà del mondo, perché è ricondotta tutta nel suo livello di essere in potenza. E quando tutto questo è accaduto, questo intervento di Dio cancella tutti i gesti dell'uomo e elimina addirittura le condizioni necessarie perché uno possa avere peccato, deve avere peccato davvero.